Benessi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare delle ufficialità di mercato. Anche quest'oggi tantissime notizie di cui andare a parlare e direi che possiamo subito quindi partire parlando un po' di diversi colpi siglati nel campionato di Serie C per poi spostarci in altri campionati. Comunque poi ne parleremo. Partiamo però dalla Serie C, come dicevo, perché c'è da parlare di una cessione da parte della Viterbese in una squadra limitrofa alla Viterbese che però merita in un girone diverso. Stiamo parlando infatti della cessione di Enrico al Monterosi, centrocampista classe 99 che approda in prestito al Monterosi, giocatore che in questa prima parte di stagione aveva militato nella Viterbese trovando però poco spazio. Il ne arrivato direttore sportivo Fernandez ha voluto così rescindere il prestito, farlo tornare al Frosinone, perché vi ricordo che è di proprietà del Frosinone, però ha giocato a Viterbo nella prima parte di stagione. Rimarrà praticamente a Viterbo poiché il Monterosi gioca al Rocchi di Viterbo e a livello geografico si trova anche vicino a Viterbo stesso, quindi lui non si sposta neanche di troppo da un punto di vista delle distanze. Ed è un colpo per quello che è reparto di centrocampo del Monterosi, assolutamente interessante, un centrocampista di qualità, ancora assolutamente giovane, poiché classe 99, in realtà è di diversi anni che gioca a Viterbo, perché anche quando era in Regione C la Viterbese, mi ricordo che Enrico giocava alla Viterbese stessa, e adesso però è arrivato Fernandez che sta facendo un po' di piazza pulita e al tempo stesso rimpiazzando i calciatori in uscita o che sono già andati via. E in questo senso Enrico è uno di questi. Secondo me il Monterosi, che è una squadra che sta facendo anche un buon campionato, anche considerando che è neopromossa, sicuramente può essere importante per quello che è i reparti centrocampo come rinforzo. Ma detto questo, altra notizia importante in casa Vispesero, perché è ufficiale l'approdo di Sanogo, attaccante classe 2004 che firma un triennale fino al 2024 con la Vispesero, e arriva per circa 60.000 euro, quindi cifre anche abbastanza importanti per un classe 2004, un giocatore che piaceva molto a squadre anche di Serie A, mi ricordo la Samp, ma diverse altre squadre interessate nella massima serie italiana. Vispesero, che quindi riesce a strappare il giocatore alla concorrenza, arriva direttamente alla Fanfulla col quale ha fatto un'ottima prima parte di stagione, adesso approda nel professionismo e lo fa con la Vispesero, che fa un investimento in prospettiva molto importante. È un giocatore che, ripeto, già ha raccolto l'interesse di squadre importanti, quindi metti caso che fa ottimi 6 mesi e la Vispesero lo potrà cedere nei prossimi anni a cifre ancora più importanti rispetto a quanto lo ha pagato, che ripeto ammonta la cifra attorno ai 60.000 euro. Operazione molto importante in prospettiva, ma chissà che non possa già da subito esplodere anche in Serie C, nonostante sia un giocatore ancora molto molto acerbo. Detto questo, altra notizia, è ufficiale, Bray lascia la Triestina per approdare in Brasile, squadra non specificata, almeno a quanto si può leggere dal comunicato, terzino classe 97 che quindi lascia Trieste per tornare in patria, in Brasile, con la formula del prestito secco. Ripeto, squadra non annunciata, però è ufficiale il suo ritorno, non ritornerà in Italia perché lui è andato a fare le vacanze in Brasile e lì rimarrà, non tornerà in Italia. Giocherà questa seconda parte, anzi probabilmente tutta la prossima stagione, perché sapete bene che in Sud America la finestra della stagione è diversa rispetto a quella europea, quindi probabilmente giocherà o la prima parte di stagione oppure tutta l'intera stagione in Brasile. Ma fatto sta che la notizia è che rimarrà lì, il buon Bray, non tornerà a Trieste. Di altre notizie, cessione siglata, anzi vabbè, sì, cessione comunque siglata da parte del Padova, perché ufficiale Trezza approda all'Audace Cerignola, quindi portiere classe 2002 che si sposta dopo aver militato nella Fermana in questa prima parte di stagione, trovando però poco spazio, si sposta in Serie D e va così nel girone H, a Cerignola, all'Audace Cerignola, ed è una cessione da parte del Padova importante, poiché si parla di un giocatore di prospettiva, un portiere che può fare bene in futuro e su cui il Padova evidentemente vuole puntare. Quindi lo cede all'Audace Cerignola al fine di fargli trovare più spazio, sperando che possa, non dico consacrarsi perché non è un consacramento questa esperienza, ma un cercare di dimostrare quanto effettivamente vale.
Detto questo, le altre notizie, colpo siglato da Grosseto, un Grosseto che sta facendo molta molta fatica nel girone B, ultimo posto in classifica ormai a braccetto con la Viterbese, comunque si trova in difficoltà, anche per il cambio di società, arrivato Di Matteo, cambio comunque tifosi che non sono contenti dell'arrivo di Di Matteo, quindi diciamo che Grosseto è un po' una polvere in questo momento, ma nel frattempo ufficializza colpi di mercato. E oggi parliamo di Ciaporiti, trequartista classe 2001 che approda al Grosseto con la formula del prestito, arriva direttamente dal Modena, giocatore di buona prospettiva, che ha giocato in Serie D questa prima parte di stagione con il Seravezza, col quale comunque ha fatto anche due gol quest'anno, trequartista dalle buone qualità su cui il Grosseto vuole puntare per questa seconda parte di stagione, anche per rafforzare il comparto. Il comparto under, quindi centrocampista con qualità più offensive, anzi con caratteristiche più offensive, che può dare certamente una mano alla formazione toscana. Detto questo, rinnovo in casa fermana, perché è ufficiale, Pannitteri rinnova con la Fermana, ala esterno offensivo classe 1999, che firma un contratto fino al 2024, quindi rinnovo triennale per lui, un giocatore che sta facendo molto bene in questa prima parte di stagione, nonostante la giovane età ha già siglato 4 gol, che non sono tantissimi, non è che sono 20 gol, però comunque sono abbastanza, e merita così rinnovo da parte della Fermana, che lo blinda per i prossimi anni. Chi invece non viene blindato è il buon Coratella, che rescinde il contratto con il Picerno, attaccante classe 99, che quindi lascia ufficialmente la Basilicata per spostarsi in Serie D, e già si è accasato al Nola, squadra che milita nel girone H, se non mi ricordo male, o forse nel girone G. Il Nola mi sembra militi nel girone G di Serie D, attaccante comunque giovane che non ha trovato molto spazio a Picerno, così come anche per esempio Terranova, così come anche diversi altri giocatori che sembrerebbe essere uscito dal Picerno, che sta comunque facendo molto bene con Colucci in panchina. Detto questo, Coratella rescinde e quindi si sposta in Serie D, da svincolato ovviamente. Altre notizie, un addio dall'Italia, perché Mukulu, dopo aver fatto diverse esperienze importanti nell'ultimo anno, soprattutto a Ravenna, ma anche alla Juventus Under 23 e anche al Padova, in Serie C nello specifico, si sposta in Lussemburgo e firma con l'Esperance. Attaccante classe 99, che quindi va a fare questa esperienza un po' particolare in uno stato cuscinetto come il Lussemburgo, diciamo così, un Esperange che in realtà è una squadra che eventualmente può anche lottarsela per approdare ai preliminari di Conference League, quindi Mukulu può fare anche esperienze internazionali in una competizione come eventualmente la Conference League, o almeno comunque giocare qualche turno di Conference League, di preliminari di Conference League. Attaccante di esperienza che in Serie C ha sempre fatto discretamente, che con Ravenna ha fatto sempre abbastanza bene, adesso era però da un po' di tempo svincolato e si è a casa così in Lussemburgo all'Esperange. Detto questo, di altre notizie, cessione comunque annunciata da parte della Virtus Francavilla, che cede Sarcinella al Massafra con la formula del presto secco, difensore classe 2000 che lascia così la Puglia per spostarsi al Massafra, o Massafra, ma penso che dica Massafra, giocatore di buona prospettiva su cui Francavilla vuole puntare, diciamo così, concedendogli più spazio dove ovviamente questo spazio lo può trovare, cioè in Serie D, e firma così con il Massafra. Detto questo, colpo siglato da Piacenza, perché ufficiale l'arrivo di Rossi, centrocampista classe 97, che firma un contratto biennale con opzione biennale, ciò vuol dire che firma fino al 2023, quindi per il prossimo anno e mezzo a livello cronologico biennale, se contiamo l'inizio della stagione corrente, però c'è un'opzione anche per le prossime, per le successive due stagioni, ciò vuol dire che se questa opzione venisse esercitata, il contratto di Rossi scadrebbe nel 2025, quindi un contratto molto a lungo termine, potenzialmente. Centrocampista assolutamente intrigante, ancora giovane perché è un classe 97, che arriva direttamente alla Serie D, poiché ha militato nella prima parte di stagione al Mezzolara, squadra che milita, se non mi ricordo male, nel girone E di Serie D. Adesso non vorrei dire una minchiata, ma sicuramente il girone del Nord, forse il girone E. Non so perché, ma ho questo flash qui del Mezzolara nel girone E. Comunque, al di là di questo, giocatore che quindi va a rafforzare le parti centrocampo di un Piacenza che quest'anno con Scalzola vuole fare una stagione tranquilla, cercando di ottenere la salvezza senza
troppi problemi. Detto questo, altra notizia, questa è un'ulteriore cessione in prestito da parte di una società professionistica in Serie D e parliamo di Viterbese. Ancora una volta, Fernandez che negli ultimi giorni è veramente molto molto al lavoro e infatti ufficiale la cessione di Zanon al Giuliano, centrocampista class 2002 che quindi si sposta in Serie D con la formula del prestito secco, operazione importante annunciata da parte della Viterbese che cede un giocatore di buona prospettiva che così andrà a fare esperienza nel girone G di Serie D con il Giuliano, come vi dicevo. Detto questo, di altre notizie, questa a livello giovanile, perché la Fiorentina si assicura le prestazioni di Spaggiari, attaccante classe 2005 che approda nelle giovanili della Fiorentina in prestito biennale con diritto di riscatto, attaccante di ottima prospettiva che la Fiorentina ha prelevato direttamente dal Modena, nelle cui giovanili ha fatto bene, evidentemente gli scout della Fiorentina l'hanno valutato come giocatore di livello e quindi per la primavera, per le giovanili, viene ufficializzato questo prestito biennale, quindi un prestito che vale per questa e per la prossima stagione. Eventualmente poi c'è anche il diritto di riscatto a favore della Fiorentina, quindi questa è un po' la notizia. Detto questo, di altre notizie, proseguendo, c'è da parlare un po' di... Aspetta un attimo che... eccolo, c'è da parlare un po' di... Ecco, del discorso che ho dato a Trezza, perché io prima avevo detto una cosa errata, un'errata corrige, nel senso che Trezza abbiamo detto che ha lasciato la Fermana, però è ufficiale, lascia la Fermana, poiché era in prestito al Padova, portiere classe 2002, no, prima forse ho detto del Padova, sì, ma che ha militato nella Fermana prima parte di stagione, Fermana che ha annunciato la risoluzione del prestito, torna quindi a Padova, che lo gira alla Dacia Cerignola nel girone H di Serie D, come prima vi dicevo, questa è un po' la notizia per completare il discorso. Rimanendo però con il parere di cessioni in Serie D, il Bari ufficializza la cessione di Stasi al Bitonto. Siamo sempre nel girone H di Serie D, ala classe 2002 che approda così al Bitonto, rimanendo quindi in Puglia in prestito secco, giocatore che ha giocato, per modo di dire, perché ha trovato poco spazio al Picerno nella prima parte di stagione nel girone C di Serie C, è tornato dopo la risoluzione del prestito a Bari, che lo rigira quindi in Serie D. Va a fare questa esperienza importante, giocatore giovane su cui il Bari ripone fiducia, quindi lo va a cedere per fargli trovare più spazio. Detto questo, altra notizia, questa in casa Francavilla, quindi rimaniamo sempre in Puglia, perché Puntoliere rescinde ufficialmente il contratto. Veramente è quella classica love story di tira e molla Puntoliere Francavilla, perché allora si è parlato di un attaccante classe 91 che lascia così il Francavilla, ma come dicevo tira e molla perché Puntoliere ha fatto 2-3 anni fa molto bene a Castrovillari, lo prese il Francavilla, poi lasciò il Francavilla, tornò a Castrovillari per qualche mese, torna a Francavilla, adesso rescinde col Francavilla, c'è veramente un bordello il matrimonio tra Puntoliere e Francavilla, adesso lascia ufficialmente il Francavilla, non il Castrovillari ovviamente, magari giocasse al Castrovillari, è approdato nel frattempo al Nardò, quindi regione H di Serie D, ma ha approdato al Nardò e quindi ha lasciato così ufficialmente la Virtus Francavilla. Di altre notizie, due colpi siglati da parte della Paganese che va a rafforzare così la rosa a disposizione di mister Grassadonia e due under. Arrivano infatti Avogadri, portiere class 2001 che approda a Pagani con la formula del prestito, un giocatore che questa prima parte di stagione ha militato nel girone A di Serie C con la maglia della Gianerminio, non ha convinto a pieno, è terminato il rapporto tra Gianerminio e Avogadri, Avogadri è tornato così all'Atalanta che lo rigira alla Paganese, che va a rafforzare il reparto portieri con un giocatore di prospettiva che può anche far bene e vedremo se ci vorrà effettivamente poi puntare il Grassadonia. Detto questo, tra l'altro prestito per lui biennale fino al 2023, quindi un prestito a lungo termine, a quanto comunque si legge dal comunicato. Nel comunicato si legge proprio che il prestito che porta Avogadri alla Paganese un prestito fino al giugno 2023. Oltre ad Avogadri però approda alla Paganese anche Brogni, difensore classe 2001 che in questa prima parte di stagione ha giocato alla Feral Pisalò,
quindi ha giocato anch'esso anche lui, più che anch'esso perché non è un oggetto, anche lui ha giocato nel girone A di Serie C, lascia la Feralpi per ritornare all'Atalanta, che lo rigira in prestito alla Paganese, difensore di buona prospettiva, anche attualmente intrigante, su cui vedremo se Grassone saprà puntare. Prestito secco per lui, e adesso c'è solamente da vedere se effettivamente, ripeto, riuscirà ad ambientarsi, così come poi Avogadri, seppur ruoli diversi, al girone C di Serie C, che non è mai un girone semplice da affrontare. Poi, altre notizie, questo è un rinnovo in Casagubbio, rinnovo molto molto importante perché Alessandro Arena rinnova con la formazione Umbra alla classe 2000, che firma un contratto biennale, quindi fino al 2023, più opzione per il successivo, quindi fino eventualmente al 2024, rinnovo molto molto importante, un giocatore che nel giorno di Serie D l'anno scorso fece benissimo con la maglia dell'FC Messina, se non mi ricordo male, comunque adesso non mi ricordo se FC o ACR Messina, ma sicuramente in una delle due Messina, fece molto molto bene, fu un ambolico giocatore che sa saltare l'uomo, sa creare subito la numerica, profilo molto molto forte, al Gubbio qualche golletto qua lo sta facendo, non ha neanche così faticato, diciamo così, mi aspettavo molto peggio alla sua prima esperienza professionistica, e giustamente il Gubbio lo blinda poiché è un giocatore assolutamente importante di ottima prospettiva. Detto questo, colpo in casa Trento, sempre rimanendo a parlare di Under, perché è ufficiale l'arrivo di Pigozzo, portiere classe 2000 che approda in Trentino Alto Adige in prestito secco dal Venezia, operazione interessante per un Trento che voleva rafforzare il reparto portieri, così lo ha completato. Pigozzo, un giocatore di prospettiva, come vi dicevo, che va così a rafforzare un reparto portieri che in casa Trento andava un po' rafforzato, vedremo se riuscirà poi a dimostrare sul campo quanto effettivamente vale. Ma rimanendo a parlare di portieri, un giocatore che vi ho anche consigliato nei calciatori che seguo è il buon Giacomo Drago, portiere classe 2001 che attualmente milita nel Renate, che rinnova con il Renate stesso fino al 2023 con opzione fino al 2024, quindi 2 anni per opzione anche per il terzo volendo, ed è un rinnovo importantissimo perché, così come Arena, blindato un giocatore di ottima prospettiva ma che attualmente sta facendo bene. Drago è un portiere che sa stare bene tra i pali, buono nel posizionamento, nella reattività, è un buon portiere Drago, è un classe 2001 da tenere sott'occhio, ve l'ho detto già nel mercato che farei sul primo canale, nei calciatori che seguo sul primo canale, e devo dire che è un rinnovo certamente importante per un'altra che sta facendo molto bene e che, soprattutto con l'arrivo di Cevoli, sta veramente dimostrando tanto. Detto questo, di altre notizie, colpo siglato da Alessandra, ci spostiamo in Serie B in questo caso perché è ufficiale, arriva Coccolo che ha rescisso ufficialmente il prestito con la Spalla, difensore classe 98 che torna così alla Juventus dopo aver militato nella Spalla in questa prima parte di stagione, convincendo però poco, trovando poco spazio, e quindi tramite un accordo bilaterale si è deciso di rescindere il prestito, e un prestito che era ovviamente in scadenza a giugno ma è stato rescisso anticipatamente. Coccolo così è libero di accasarsi da qualsiasi altra parte e con la stessa formula approda all'Alessandria di mister Longo, come dicevo, difensore classe 98 che approda in prestito secco in Piemonte, e con Alessandria che attualmente si trova al quintultimo posto in Serie B, sicuramente va a rafforzare il reparto difensivo che in realtà diciamo che mancava un po' di giocatori giovani, perché Alessandria diversi giovani ce li ha presenti in rosa. Però per quanto riguarda il reparto difensori centrali, i vari presti anche su Di Gennaro, a diversi difensori di esperienza, mancava un giocatore comunque giovane che potesse conferire più gioventù alla squadra. Detto questo, operazione sicuramente interessante, c'è da recuperarlo un po' a livello mentale perché non veda una grandissima prima parte di stagione, però può dare sicuramente una mano importante all'Alessandria di Longo, che ha individuato in lui un difensore che può essere adatto al gioco dello stesso Longo. Detto questo, colpo segnato anche dal Pordenone, sempre rimanendo nei bassi fondi della classifica di Serie B, perché ufficiale arriva Jacoponi, rimaniamo così a parlare di Under, nello specifico parliamo di un'ala, un esterno offensivo classe 2002 che arriva direttamente dal Parma, giocatore di ottima prospettiva, che già ha raccolto diverse presenze con la maglia del Parma,
che però l'ha voluto cedere per cercare di trovargli più spazio. Adesso ci sarà da capire se effettivamente Pordenone troverà molto spazio, anche perché il Pordenone ha bisogno di certezze in questo momento per poter centrare la salvezza. Comunque Jacopone è un giocatore assolutamente interessante che rimarrà in prestito fino a giugno e che potrà comunque dare una mano alla squadra di Mister Tedino. Rimanendo così nelle parti basse della classifica, il Vicenza, del neo arrivato Balzaretti come direttore sportivo, sta facendo un mercato importante. Ha siglato colpi di grande spessore a livello di esperienza, soprattutto vedi Teodorcic, e possiamo anche già fermarci qui. Ulteriormente ufficializza anche De Maio per reparto difensivo, anche lui ex Udinese, difensore classe 1900, 1887, scusate, che firma un contratto triennale con il Vicenza, quindi a lungo termine, quindi praticamente va, non dico verso la fine della carriera con il Vicenza, però se dovesse rimanere fino alla fine del contratto rimarrebbe fino a 35 anni. Anzi di più in realtà, fino a 30, a 38 anni al Vicenza, quindi praticamente prossimo al ritiro. Difensore che nonostante comunque l'età ancora può dare tanto, soprattutto in un campionato come quello di Serie B, dove poi l'essere fisici anche talvolta serve, anche se sono fondamentali in Serie B ed è questo che mi fa che mi porta a preferire la Serie B alla Serie A, servono tantissimo le motivazioni, la voglia, la grinta. E De Maio, se si riesce a calare bene nella categoria, può fare molto bene perché è un difensore che ha militato nelle ultime annate praticamente sempre in Serie A, trovando non tantissimo spazio, ma comunque un giocatore che è navigato, tantissima esperienza, che può dare solo che una mano al Vicenza di Brocchi che vuole risalire la china. Detto questo, due colpi però li sigla anche il Benevento, un Benevento che sta facendo una stagione abbastanza buona e che con Caserta in panchina vuole provare il salto di categoria. Adesso due rinforzi importanti che permettono comunque a Caserta di avere delle scelte in più lì davanti molto molto importanti, perché va a prendere il Benevento Farias e Forte, due lussi per la categoria. Francesco Forte, attaccante classe 1993, che arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Venezia fissato a circa 1,3 milioni di euro, quindi un riscatto anche eventualmente non elevatissimo. Un giocatore che a Venezia l'anno scorso fece la differenza per la promozione della squadra di Mister Zanetti. E attualmente, dopo una prima parte di stagione in cui anche per la presenza di Harry o Okereke su tutti, ecco, Forte ha trovato poco spazio, anche se ha delle ottime qualità, ha fatto vedere molto bene, sa muoversi molto bene all'area di rigore, ha una presenza fisica molto importante, quindi è un giocatore che in Serie B ha fatto molto bene. Sarebbe stato bello vederlo con più continuità in massima serie, così non è stato, e in questa seconda parte di stagione torna al Benevento per poter rimettersi in carreggiata. Giocatore che sa segnare molto molto bene e sicuramente lì davanti va a dare un'alternativa importante a un Benevento che tra l'altro vede anche i vari Moncini in uscita, quindi potrebbe essere anche un rinforzo rivolto a sostituire eventualmente Moncini, anche perché per il reparto offensivo arriva anche Farias, che in realtà è anche lui un attaccante che proviene dalla Serie A classe 1990, che in realtà proviene dalla Serie A in parte perché ha rescisso contratto con il Cagliari, quindi da svincolato si accasa al Benevento. Giocatore che firma un contratto biennale con il Benevento di Mister Caserta, come vi dicevo, fino al 2023, e devo dire che è un'operazione importante, seppur sempre rimanendo nel reparto offensivo, un ruolo di ben diverso da Forte, che è una prima punta di peso, che può comunque andare anche di sfondamento volendo, anche se non è comunque un ariete incredibile Forte, però ha un ottimo fisico, è molto più pensato fisicamente, è una vera e propria prima punta, mentre Farias è più una seconda punta, un giocatore che si muove molto, un giocatore che l'anno scorso, che quest'anno ha giocato al Cagliari, ma che ha giocato anche allo Spezia, un giocatore che ha sempre militato nelle squadre che lottano per la salvezza in Serie A e ha sempre fatto discretamente bene, soprattutto qualche anno fa a Cagliari, un giocatore che sa dare una mano a livello di assist e di gol, e per la Serie B è un vero e proprio lusso. Poi dipenderà molto da come e se riuscirà a calarsi la categoria a livello mentale, però ripeto, tecnicamente parlando, Farias per la Serie B è un lusso, un giocatore di altissima caratura che può solo che dare una mano al Benevento di Caserta per cercare di fare il salto di categoria.
Altra squadra che però ha l'obiettivo di fare salto di categoria è il Brescia di Inzaghi, che ufficializza l'arrivo di Sabelli, terzino classe 93 che torna a Brescia a conti fatti in prestito dal Genoa. Sabelli che ha giocato al Brescia fino all'anno scorso, in questa sessione di mercato estiva in realtà il Genoa l'ha prelevato dal Brescia, un'operazione importante di calciomercato per un Brescia che però mancava diciamo nella presenza di un terzino di livello lì a sinistra, nonostante comunque abbia delle alternative importanti, perché anche anche Cara, non mi ricordo come si chiama il terzino destro, perché Sabelli è un terzino destro, non mi ricordo come si chiama, Karabets mi sembra si chiami, non mi ricordo, però mi sembra abbia Cara come iniziale del cognome, va a dare un'alternativa importante lì a destra, un Sabelli che è un ottimo terzino, che spinge, che ha un buon cross, che ha delle ottime qualità, lo conosciamo molto bene, a Brescia è conosciutissimo, conosce bene l'ambiente, e per quella seconda parte di stagione in cui il Brescia se la sta lottando con le prime squadre della classe per poter approdare in Serie A, sicuramente può dare una mano importante al Brescia. E anche considerando che le squadre di vertice stanno facendo colpi tutte molto importanti, le squadre di vertice non stanno facendo, giustamente mi verrebbe anche da dire, tanti colpi, ma stanno facendo tutti colpi mirati di qualità che vanno ad alzare il livello della rosa, di una rosa che per le squadre di vertice già è di alto livello. A questo punto però concludiamo con un rinnovo, questo in casa Vicenza, quindi torniamo nel Vicenza, perché dopo aver parlato di De Maio rinnova ufficialmente Pasini, difensore classe 1991 che firma un contratto fino al 2024, quindi lo legherà per i prossimi 3 anni al Vicenza, un rinnovo molto importante, un giocatore che in realtà non è che sia titolarissimo soprattutto quest'anno non è titolarissimo fisso inamovibile, però è un giocatore che negli ultimi anni è importante per la causa Vicenza, sono diverse stagioni che milita nella formazione veneta, giocatore di esperienza che può sempre risultare utile, può dare una mano importante, per cui è un rinnovo che è volto molto anche in questo senso, sia sul campo che poi anche fuori dal campo. Ma a questo punto io mi fermo, ci vediamo con un prossimo video, ciao ragazzi.